Ciao ragazzi, sono sempre io, la vostra Clarissa, e oggi farò la recensione della dodicesima uscita di Planet Metal. Metal, sto parlando di Aerosmith, gruppo del 1970, capitanati dal frontman Steven Tyler. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo con la sfogliazione. Avete sentito parlare degli Aerosmith? Eccoli qua, ecco qui Steven Tyler. Mamma mia, ecco gli inizi dei Aerosmith. Ecco qua Steven Tyler con il chitarrista Joe. Eccoli qui. Questa è la. Questa è la mamma di Liv Tyler, cioè la futura moglie di Steven Tyler. Ecco qua Aerosmith alla sala di incisione. Ecco qua con Michael Jackson nel 1977. Ecco qua, questa è una. Ecco qui il libro scritto da Tyler. Ed ecco gli album migliori. Ecco qua, Aerosmith, The Blues Are the Rock, Blues Are the Rock. Poi Toys and Drumsticks. Ci sono altre canzoni come Walk This Way, se l'avete sentita questa meravigliosa canzone, che hanno combinato rock and roll e hip hop insieme, formando questa nuova generazione. Ecco qua, altre canzoni. Rocks First Toxic, si dice così. Poi ci sono altre canzoni come Ragdoll, se l'avete sentito negli anni 80. Pump, ecco qui. Ecco qua. Ed ecco gli album dei migliori dal 1970-73 al 2015. Ed ecco i nostri protagonisti. Ecco Steven Tyler, detto il demone con la faccia d'angelo. Qua e qui vediamo la figlia Liv. Questo è Joe Perry, un solista fedele alla linea, chitarrista degli Aerosmith. Ecco qua, e poi vediamo i chitarristi, il batterista e il bassista. Eccoli qua. Poi ci sono altre band che, come gli Aerosmith, sono stati influenzati dagli Aerosmith. Ecco qua, li vedete? Ecco qua. E qui siamo alla fine del libro, e il prossimo numero saranno i Rammstein. Bene ragazzi, spero che questa sfogliazione vi sia piaciuta. Io vi consiglio di comprare il dodicesimo volume, perché io ho ascoltato gli Aerosmith, ho ascoltato Ragdoll e mi è piaciuta quella canzone magnifica con il suono della batteria. Allora, io vi consiglio di acquistarlo su Hachette, oppure lo troverete già in edicola. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace e scrivetemi qualche commento qua sotto, e ci vediamo con la tredicesima uscita, che sono i Rammstein. Ciao da Clarissa!